The Show. Guarda questo video senza pubblicità, solo su The Show Plus, link in descrizione. Cuckold. Se questa parola non vi dice nulla o se è il vostro pane quotidiano, in ogni caso non potete perdervi il nuovissimo appuntamento di StuggiCoppie che parla proprio di Cuckold. Abbiamo convinto delle ragazze, le fidanzate, ad accettare una proposta veramente indecente, la più indecente di sempre su The Show Plus. Un tradimento programmato, ovvero un Cuckold. Abbonati immediatamente a The Show Plus al link in descrizione e scopri quello che è successo. Cuckold. C'era capito? Ho imparato questa parola. Lo so, l'avevo intuito. Non riesco a smettere di pensare. Cercate su Google Cuckold. Scherzavo, abbonatevi. In metropolitana, appena si ferma, avvicinatevi alla cabina di guida proponendo di pulire il vetro come quelli al semaforo. Una moneta a piacere? Ho visto che era sporco, ho voluto dare una pulitina. Come? È già pulito? Ah, però guarda qua com'è nero. È tutto grasso, anche perché così rappresenta la nostra città. Guarda che bello che viene, tutto molto più... Allontanarti dalla mia donna di più. Grazie, gentilissimo. Buon lavoro, buona giornata. Scusate. Ho lavato i vetri per una città più pulita in generale, anche l'immagine di Milano. Comunque un saluto al sindaco e a tutta la giunta. Mi ha dato i soldi. 40 centesimi, vabbè, però per 2 secondi di lavoro. Secondo uno studio condotto da un'università americana, detto fatto è il format più richiesto su The Show. Sarà perché vi permettiamo di usarci per sfogare le vostre fantasie più assurde? Anche per questo episodio vi abbiamo chiesto sui nostri social cose da dire e fare agli sconosciuti. Ce ne avete inviate tantissime e noi abbiamo eseguito. Questo è... Detto fatto. Detto fatto. Andate al cimitero con una pala, chiedendo se c'è un posticino dove potete seppellire il corpo senza fare tutte le procedure del caso. Poi, quando vi diranno di no, cercate di abbandonare la salma in qualche cespuglio del cimitero. Scarico subito, scusate. Com'è? Sto lavorando, faccio subito. Sto peso. Che cosa fa bene? Penso che si muore in mezza età. E dove lo devi portare? No, ma già. Dai, ricarica, te la devi andare, dai. Dai i documenti? Sì, un secondo, mi sono meglio occupato. Prima di entrare di mettere una mano. Noi siamo di... Non avete visto le insegne? Signore, sì, sono l'insegna. Cosa c'hai? Io devo portare i familiari, vengono tra poco. Noi facciamo funerali low cost. Praticamente, seppelliamo anche nelle aiuole, non c'è bisogno di avere quella lapide vera e propria. Ma non puoi seppellire nella aiuola. Ma noi facciamo funerali da 200. Ma tu cosa fai tu? A me non interessa. 200 euro. Qua? Lo possiamo mettere di fuori allora? Mettilo qua. Poi dal cimitero a me non dire. Non è un problema, ok. Allora lo mettiamo lì. Perché sta filmando lei? No, non lo sta filmando. Non lo sappiamo. Signore, no, ma da lui? Signore, perché lei? No, io la chiedo a lui, io non lo conosco. Il mio lavoro, cosa vuole? Ma roba del pazzo, non avete niente da fare. Guarda, adesso fa la puttana, guarda. No, oh, ma è il colmo del colmo. Ma si può fare una roba? Dai, chiamami i carabinieri, dai, fai venire il capo di carabinieri. Porto via, via! È meglio! Ma davanti al cimitero! È uno scherzo! Entrate in un negozio vestiti da poliziotti chiedendo un posto per nascondervi. Poco dopo fate entrare un ladro con una foto segnaletica del poliziotto. Invertite i ruoli tra guardia e ladro. Buongiorno. Scusate, devo nascondermi, non dite che sono qua, per favore. Oh, cazzo. Non lo so quello che è. Pregare? Buongiorno. Buongiorno. Piacere. Sono un malintenzionato. Sto cercando questo poliziotto che lo stiamo cercando da un po' di giorni. Perché è un fuggitivo, l'avete visto?
È un poliziotto, lo stiamo cercando da un po', noi delle forze di delinquenza. Facci così, io non l'ha mai visto lei? Non visto. Mai? Sicuri? A posto, ok, era solo per sapere, ok. Grazie, sai, potete indicarmi dove c'è una banca per caso? Banca? Sì, sì, che devo andare a fare... Di là, grazie. Se vedete questo poliziotto chiamateci subito, eh. Salve. È andato via? Grazie, gentilissimi. Mamma mia. Allora, io sono delle forze dell'ordine. Lui è un ladro. Una volta al mese ci scambiamo di ruoli. Lui mi cerca e io mi nascondo. Se mi becca, poi mi tocca fargli uno sconto di pena quando io lo becco. Tutta una storia. Grazie mille, gentilissimi comunque. Gentilissimi, avete aiutato le forze dell'ordine. Grazie mille. Buon lavoro. Grazie. No, polizia fa paura e fa le. Così mafie. Italiano, polizia paura, ma sì. Andate in un negozio e cercate qualcosa che non hanno di sicuro. Io devo fare un regalo, sì. Vorrei vedere qualcosa di per una ragazza di 30 anni. 30, 35. 30, 35, luci calabra sono. Perché? Non ti piacciono? Scusa. No, sto cercando una cosa, tenga, ma mi sa che non è qua. Cioè? Ma mi sa che non ce l'avete. No, posso? Esatto, posso? Sì. No, qua non c'è. Giuda. No, magari qua dietro. Ma che cosa stai cercando? Voi non avete Parfum l'appuntamento? No. Distruggi coppie? No. Non avete... No. Vai a vedere su internet. Su internet? Perché su internet forse c'è in esclusiva solo su The Show Plus nel link in descrizione. Solo lì potete trovarlo. Su internet, come ha detto la signora, brava. Guardi signora, le faccio vedere che magari ce l'avete. Lo vede, è questo qua. Io ti ammazzo di botte, hai capito? Perché tre diverse ragazze reagiscono tutte allo stesso modo? Cosa le fa incazzare così tanto? Questo. Cosa sta facendo? E ora immaginate di trovarvi davanti a questa scena. Scoprite il vostro ragazzo intento a fare il guardone con tanto di videocamera da filmino amatoriale nel bagno di un locale. Immaginate che gli altri due con lui sono il cameriere che ci ha provato spudoratamente con voi prima durante l'aperitivo. Ma tanto ti sorreggo io se tu ubriachi, non è un problema. E quella cliente avvenente del tavolo di fronte. Che per tutto il tempo non ha fatto altro che attirare le attenzioni degli altri. Immaginate che questa situazione piccante non dia per niente fastidio al vostro uomo, ma anzi, stuzzichi la sua fantasia. Potrebbe tipo essere il nostro bull. Ma tu sei normale. Adesso basta immaginare, perché noi l'abbiamo fatto sul serio, nel nuovo imperdibile episodio dell'appuntamento distruggi coppie. Come reagiscono delle ragazze ignare di essere riprese davanti alla proposta di un cuckold, un tradimento programmato? Di un fidanzato che ti si legge con Nicole Mutoni qui fuori davanti? Oltre un'ora in versione integrale, senza freni e senza censure. Disponibile già da ora con l'abbonamento al terzo livello di The Show Plus. Abbonati ora! Vado a vedere in Piazza Udine. In Piazza Udine? L'altra profumeria, magari loro ce l'hanno. Loro ce l'hanno? Sì. Guarda là. Ma anche qualcosa gusto cacold, non avete nulla, nulla di nulla? Secondo me si può trovare solo in esclusiva su The Show Plus. Trovate qui sotto il link in descrizione, trovate tutto il nuovissimo episodio dell'appuntamento su G-Coppie senza censura. Se lei è contenta qualcuno che gli chiede, le mette il link in descrizione e noi siamo a posto. Qui sotto. Dove? Qui sotto, proprio qua. Può trovare. Qua dietro? Sì, sì, lì sotto. Vabbè, comunque, salve signora, buona giornata. Buongiorno. Salve. Scusa, ma è normale, io ti ho trattenuto. L'appuntamento? Ah, non ho capito. Yeah. Distruggi coppie. Cos'è Show Club? Cos'è qua sotto? Qua sotto che cosa? No, penso abbia lasciato il link in descrizione. Io non ho capito un culo. Chiedete ad una ragazza, ma è normale secondo te che sia diventato così duro? Poi mostrate un pezzo di pane dicendo che è solo di ieri. Sì, ti abbiamo sgamato. Conoscono, cioè si vede da come si comportano. Però volevo fare pagnotta gigante. Infatti io devo venire qua e fare una cosa molto veramente. Vi avrei detto, ce l'ho durissimo. Esatto. No, ci credo, però io parlavo del pane. Secondo voi è too much se a mia vicina dico ce l'ho durissimo, no? Dopo, cioè, non faccio paura. Cioè, non è una molestia già solo dirlo, no? No. E sai, sono maschio, bianco, etero, cisgender, cioè mi faccio questi problemi. Poi dopo la tiro fuori. Ok, a posto. Va bene, abbiamo fatto anche questo test. Grazie ragazzi, gentilissime. Bella lì. Ragazzi, scusate, ce l'ho durissimo. Voi potete darmi una mano?
è durissimo davvero, è il pane, cioè, perché l'ho tenuto fuori 3-4 giorni, è diventato davvero durissimo. Prova a metterlo nell'acqua. Sì? Esatto, lo devi bagnare e poi metterlo. Anch'io pensavo a sta roba dell'ammollo, quindi lo bagno e lo metto in forno. Sì. Poi se ce lo porti farcito noi ti aspettiamo. E ce lo mangiamo tutti e se vuoi, insieme. Esatto. Allora, state un po' esagerando con i doppi sensi, ragazzi, mi state facendo sentire sporco, onestamente. Devo bagnarmelo, metterlo nel forno e portarvelo farcito. Va bene, vado allo psicologo. Arrivo, buona giornata, ciao. Entrate in un condominio e iniziate ad urlare Aldo come se stesse cercando vostro figlio. Una sorta di citazione di Tre uomini e una gamba di Aldo, Giovanni e Giacomo. Aldo? Aldo? Sei nascosto, Aldo, dai! Che non ho voglia di giocare, Aldo? Aldo? Aldo! Aldo? Dove sei finito, Aldo? Alduccio? Aldo! 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 Aldo, 6 mesi, cammina già perché è prima tu. Non ha. Non è. Sei sicura? Posso dare un occhio che magari è entrato? Perché è piccolo e non lo vede, magari qua. Grazie, non faccio casino, non si preoccupi. Aldo! Aldo! Alduccio? 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 Grazie. Alduccio. Le acquisti devono andare da uno che fa promozioni e proporgli di pagare in natura. Vediamo cosa dice. Avrei bisogno di un paio di informazioni. Sì. Spiegami un po', tipo il contratto. Posso fare una di queste 3 offerte. Ok. Quello che mi paghi oggi, compreso già del primo mese di ricarica e del costo della scheda, sono 20 euro. Ci dati i pagamenti in natura? I pagamenti in natura. In che senso in natura? Per esempio, questo ha un valore di 25 euro circa, quindi potrebbe essere... Non perché ride? Accettare pagamenti in natura. Se io vado dal tabacchino a dirgli fammi 20 euro di ricarica, ti do questa, mi guarda e mi dice cosa ti stai dicendo. Tu che tipo di natura intendevi? Io non intendevo nessuna natura, io intendevo okay, solo... Ok, perché altrimenti ho anche queste. Tipo che questo circa non 2,50 botti, quindi... In realtà ho anche questa. Io non posso darti una sim con le carote. No, ma ci sono anche le piante grasse, non solo carote, carote, eh. Piante grasse, cipolle, arance, pizza. Ah, prenderebbe le cipolle e l'arance? No, ah, arance, le cipolle, niente. Niente natura. Vabbè, niente. Continuate la ricerca di vostro cognato Giuliano. Giuliano? Sei matto completamente. Giuliano, dai, non fare il pirla. Da cosa ti sei vestito oggi? Questa volta si è travestito in una maniera ancora più accurata. Sto cercando mio cognato. Ah. Ah. Ma che figo. Giuliano! Sgamato in un attimo. Ma cos'è adesso? Abbiamo anche etnico, eh? Chi è te, Giuliano? Mio cognato. Dov'è? Tu. Non sei tu Giuliano? Chi è Giuliano? Dai, smettila che ti travesti ogni volta una persona diversa per non farti trovare. L'ultima volta eri al centro commerciale vestito da pelato con la sciarpa e la camicia. Dove? Al centro commerciale. Non lo so, dove è il centro commerciale? Anche io non lo so il centro commerciale dove. Ti trovi mia sorella, Giuliano, dai! Si trova mia sorella! Giuliano, mio cognato, grandissimo. Adesso fai finta di fare i mercati pur di fare questo giochino che ti nascondi dalle persone. Cioè, tu, come ti chiami? Hassan. Hassan? Sì. Non Giuliano? No. Non è una maschera questa? No, che maschera questa? Cioè, sei tu, è la tua faccia? Tira un secondo. Scusa, pensavo che fossi tu, no. Che fosse lui travestito no, da te. No. Vado a cercare, buon lavoro, grazie. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Giuli, ti sei girato, sei tu. Io sto lavorando, ragazzi. Ah, scusa, ho visto che ho detto Giuli, ti sei girato e cosa non fai sei qua? Niente, basta, pensavo fossi Giuliano. A posto. Entrate in un bar e chiedete dell'acqua per il cane in una ciotolina. Poi mettetevi voi a bere a quattro zampe. Dite, se chiedo l'acqua per me, non me la danno mai. Buongiorno. Buongiorno. Il cane tocca un po' il cuore. Amore, sì. Visto? Ares gioca con un cagnolino come te, lo sai? Signora, a tal proposito, se mi può gentilmente dare un goccio d'acqua che così lo do. Grazie. Sì, un goccino d'acqua. Devi prendere quella che si chiude. Sì, è più comoda, è molto più comoda, è vero, è vero, è vero.
Ma il mio lo faccio per anche nel bicchiere in giro. È morto di sete. Aveva una sette incredibile. Ma no, no. Sì, grazie. Ma non la doveva mangiare sale. Eh? È un po' salato, ma. Vieni amore, vieni. Qua, guarda qua che ce l'ha. E vai disidratato! Grazie mille signora. Mi avete ancora un goccino perché secondo me è ancora un po' secco. Grazie. Grazie signora, grazie. Vieni amore, vieni. Il problema là, se non sarebbe una figura. Non volentieri di più, anche per uscire un pochettino. No signora, scusi, era per me l'acqua perché so che voi baristi non date mai l'acqua insieme al caffè. No, lo so come siete fatti, allora mi sono comprato un cane perché così con la scusa del cane mi date l'acqua. Ma io te l'avrei dato volentieri. Dite tutti così. Salve. Ciao, grazie. Scusa, sta bene. Però lui che beve. Non si è accorta. No, perché io non vedo. No. Ma tre ciotole si è bevuto. Scusami. Tre ciotole si è bevuto. Ma dimmi, dammi un po'. Ma io gli davo pure una bottiglia che gli regalata. Andate in edicola e scrivete sto c***o sulla rivista Chi. Buongiorno, salve. Dove posso trovare la rivista Chi? 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 Ok. Tengo pure. Grazie. What? Cosa è successo? Cos'è che ha scritto? Sto c***o. E perché ha scritto sto c***o? Non so. Salve, hai rivista Chi? Ma perché hai scritto questo? Scusa? Chi? Sto c***o. È una cosa che fin da piccolo, il morbo di sto c***o, scusi. Le ho comprato? 2 euro. Bisogna 2 euro? Grazie, sono molto gentile. Ecco. Grazie mille. Sto c***o. Alessio deve agganciare gli oggetti presenti nei carrelli e Alessandro li tira su con una canna da pesca, urlando come quando si prende un pesce grossissimo in mare. Aspetta che... Dai, tira pure! Vediamo se va. Cavolo! Ma cos'è? Una cara testa, sembrerebbe. Di chi è? Che pagina fa per essere? Sto pescando la spesa. Fermi tutti, questa è una scena del prossimo Detto Fatto. Come dice amico da casa, vuoi già vedere anche questo episodio? Ok, hai due possibilità. Aspettare che questo video arrivi a 50.000 like. Oppure abbonarti al terzo livello di The Show Plus tramite il link in descrizione e vederlo immediatamente, già da ora. Ragazzi, spero vi sia piaciuto questo episodio. Vi è piaciuto? Beh, sì, in effetti ci sono troppe pubblicità, ma da qualche parte i soldi per mantenere l'azienda dobbiamo trovarli. Guardate che facce i nostri dipendenti e collaboratori. È un modo per eliminare la pubblicità. Pubblicità comunque ci sarebbe, abbonarsi a The Show Plus, che poi mica vi levate solo le pubblicità. Con il terzo livello avrete accesso a tutte le produzioni originali The Show Plus, come Due Vecchi Bastardi, la prima serie TV italiana in candid camera, o Team The Show React o un sacco di altri format. Ma oltre a questi troverete anche i video senza censure e tutti quelli che siamo stati costretti a rimuovere nel corso di questi anni. Quindi avrete accesso a un The Show che è più The Show, The Show Plus, da lì il nome, per l'appunto. E adesso vi lasciamo alle reazioni e alle rivelazioni, lasciate un like, quello è gratis. Che vi costa? Provato, eh? Mi ha beccato qua fuori. Era qua, eh? Mi ha beccato fuori, grazie lo stesso, ho vinto lui. Okay. Io ho preso tutti e due scherzo. Scherzo! Non è pure che è Paolo di macchina. No, ma non tutti e due, tutti e tre. Tutti e tre, guarda.
Voglio mettere la camera qua. Ovviamente era me che mi camera. Ah, ok. Ovviamente. C'era anch'io. C'era qua la telecamera, scusaci. Ho fatto giornale con me. Era uno scherzo, mi scusa. Ah, eravamo insieme, scusa. Ah, ok. Era la camera. Infatti ho detto, ma già dal mattino, già ho i miei problemi. Lui è un infame perché c'aveva la telecamera. Infatti io che fa scherzo. Ho chiesto i documenti perché non saresti entrato. Ma io lo sapevo perché io né con i documenti e né senza. Poi io guardavo qua, ho detto, ma questi due qua, poi ho capito che era la Hilary Blas, ho detto, ma magari ce l'hai con lei o con loro. Ah, ok. No. Ho detto, boh, non lo so, cioè, dove vuole arrivare? Esatto. Cioè, se ti prendo le carote, vado a macchina a chiedere una ricarica con le sarebbe carote. Sarebbe molto divertente. Però. Sarebbe bello, cavolo. Ma la prima volta che ho visto una roba del genere, della ciotolina. Ma ragazzi, si è arrabbiato con me, io ti regalavo anche una bottiglia là. Lo so, signora, voi baristi. Abbiamo un canale sui social. Sì, io ho preso di scherzo, non è. E guarda, sì, no. Non parlo di mamma. Questo backstage dietro le quinte dell'appuntamento Distruggi Coppie. Abbiamo distrutto. Dedica un balletto alle amiche di The Show, agli amici. Amiche di The Show. Allora, adesso faccio un ballettino qua. No, sta ballando tutto.